Buona Pasqua, siamo in tanti ad augurarcelo in questi giorni e dobbiamo chiederci che cosa significhi questa espressione. In ebraico Pesach, donde l'italiano Pasqua, significa il passaggio dell'angelo del Signore, un angelo di punizione per gli egiziani che tenevano schiavo il popolo di Israele, ma un angelo di liberazione, di vita nuova, di speranza, per il popolo che passa il Mar Rosso e va verso la terra della promessa di Dio. A questo significato il cristianesimo aggiunge il valore grandissimo del passaggio di Cristo dalla morte alla vita. Pasqua è Pasqua di resurrezione. Come tale è un annuncio di una liberazione che è vita nuova, che è promessa di un impegno di Dio per camminare con noi, oltre tutte le difficoltà, le prove, le sofferenze che possiamo vivere e nel dono di una pace e di una gioia che il mondo non conosce ma che il Signore sa darci. Oggi sono tante le sfide che ci raggiungono, le prove che abbiamo attraversato. Pensiamo al Covid, pensiamo ai problemi relativi alla guerra, alla tragica invasione russa in Ucraina, pensiamo alle conseguenze sul piano economico-sociale, all'aumento dei prezzi, alla crisi in parte del mondo lavorativo. Ora, di fronte a tutto questo, che dire ai tanti che stanno vivendo queste prove? Certamente di confidare nel Signore anzitutto, nel suo aiuto, nella certezza che il risorto non abbandona mai i suoi e nello stesso tempo impegniamoci tutti, specialmente nella solidarietà verso i più deboli, in un camminare insieme che ci renda famiglia dei figli di Dio, sorelle e fratelli, uniti nell'amore che vince ogni prova, che vince il dolore, che vince la morte. Allora buona Pasqua diventa non solo un augurio di fiducia e di speranza, ma anche un invito ad un cammino comune, ad una sinodalità, come si dice, che ci aiuti insieme a superare ogni prova e a guardare con fiducia al futuro, anticipandolo nel nostro presente con la grazia del Signore risorto.